Ciao amici, ciao amiche, vorrei dirvi che ho letto un po' di commenti e tra questi commenti ce n'era uno molto bello che diceva così: togliete Gesù dalla croce. È giustissimo, veramente complimenti, è giustissimo, togliete Gesù dalla croce, perché Gesù in croce è il simbolo di Gesù sconfitto. Praticamente il simbolo di vittoria degli Elohim, che ci governano da dietro le quinte da tantissimi millenni, lo fanno anche adesso, per manifestare il nostro dissenso dal loro governo, come per loro religione e politica sono la stessa cosa. Allora noi dobbiamo togliere Gesù dalla croce. E io ho sempre considerato Gesù un meraviglioso modello di umanità, un esempio di amore fraterno, di amore universale, e ciò che lui insegnava sono dei valori bellissimi. Che gli insegnava in un modo inequivocabile, diceva: dai da mangiare a chi ha fame, dai da bere a chi ha sete, dai da vestire a chi ha freddo, cioè non c'era neanche modo per sbagliarsi. E aggiungeva pure: ogni volta che l'hai fatto a qualcuno, tu l'hai fatto a me. Perché lui considerava noi tutti quanti un unico essere e aveva ragione. Il male che si fa a qualcuno è come se lo facessimo a lui, a me, a chiunque altro, perché siamo un unico essere, anche se viviamo in questo momento nell'illusione della separazione, viviamo degli egoismi illusi che siamo separati. Quindi togliere Gesù dalla croce è veramente un bellissimo simbolo. Sì, io lo so che tutte, diciamo, tutte le idee, tutte le religioni hanno bisogno di un simbolo. E allora usiamo un simbolo dove Gesù sia vivo, dove Gesù stia ad insegnare l'amore. Oppure, invece di mettere Gesù nella croce, vi ricordate che io ho parlato dei quattro piani di esistenza, della vita, della coscienza, due superiori e due inferiori? Il piano di esistenza materiale dei Surga, il piano di esistenza virtuale dei Surga, che si equivalgono alla veglia e al sogno durante il sonno per noi, quindi per noi nei piani inferiori abbiamo l'esistenza materiale, in questo caso biologica, e il sogno durante il sonno. Questi sono, diciamo, i due piani inferiori, quindi sì, è come se fosse una croce con quattro livelli di coscienza e di consapevolezza. Questo è il simbolo dell'esistenza. E per questo io, invece di usare una croce con Gesù morto, io uso una croce con quattro cuori, perché il cuore è il simbolo dell'amore e l'amore regna e deve regnare in questi quattro piani di coscienza. Per questo io ho messo la croce con i quattro cuori e non ho messo il Cristo morto. Perché l'esistenza dei cuori, l'esistenza dell'amore è il simbolo del Cristo vivo, vivente. Ho spiegato che ognuno di noi è un povero Cristo, nel senso che si incarna in questa condizione biologica e quindi si espone a tutti i tipi di rischi, a tutti i tipi di sofferenza, a tutti i disagi, a tutti i conflitti, a tutte le incomprensioni. E quindi sì, noi stiamo facendo l'esperienza di com'era sofferta la condizione biologica
dell'essere umano, ma delle forme viventi in generale. Perché l'essere umano soffre, gli animali soffrono, le piante soffrono, i pesci soffrono, gli uccelli soffrono. Ogni forma di vita soffre. Perché naturalmente non ha raggiunto la sua perfezione. Quindi noi viviamo in una condizione molto imperfetta e la condizione biologica è per natura imperfetta. Perché c'è lo scontro tra gli esseri biologici per sopravvivere. Ci mangiamo gli uni con gli altri. L'uomo mangia gli animali e gli animali mangiano l'uomo. Ancora succede che le tigri sbranano persone in India, leoni, coccodrilli. Cioè, l'uomo nei luoghi più primitivi ancora è cibo per gli animali. Quindi questa lotta per la sopravvivenza nella quale ci mette la condizione biologica è terribile. Per questo stiamo facendo questa esperienza, per comprendere come sia terribile e sofferto tutto questo. Noi siamo esseri meravigliosi, che vivono esistenze meravigliose durante miliardi e miliardi di anni, però ogni fine dell'universo materiale, perché l'universo materiale ha un ciclo nel quale poi finisce, perché le particelle subatomiche smettono di funzionare, è un po' come se fosse un giocattolo dove finisce la batteria, e solo che quando finisce la batteria l'universo sparisce tutto, sparisce la materia, no? Lo spazio, il tempo, sparisce tutto. E quindi l'universo va in evanescenza, muore. Allora le forme di vita di questo universo, le ultime forme di vita rimaste, che sono i Surga, si riuniscono tutti quanti insieme con grande determinazione per creare un nuovo universo, nuovo, che duri altri miliardi e miliardi di anni e si trasferiscono tutti in questo nuovo universo mantenendo il massimo livello di evoluzione che loro hanno già raggiunto. E questa cosa avviene da miliardi di universi a questa parte. Succede sempre. Sin dal primo universo che era un bioverso, dove la vita è iniziata in forma biologica. In tutti gli universi successivi non c'è mai più stata vita biologica, perché la vita biologica aveva superato i problemi della biologia e era migliorata molto. Aveva tutti i vantaggi di una vita biologica, ma in realtà non era più biologica. Era una vita meravigliosa, senza malattie, senza invecchiamento, senza problemi di salute, senza dover mangiare forme di vita, senza essere mangiati da forme di vita. E quindi questi esseri, che nel primo universo si sono evoluti liberandosi dalla tirannia della biologia, sono quelli che io chiamo gli antichissimi. Gli antichissimi a un certo momento erano minacciati di morire pure loro, perché quando va in evanescenza l'universo muoiono tutti, anche gli antichissimi. A questo punto si sono riuniti tutti quanti nella piena consapevolezza di come fosse sofferto un universo dove ci fosse la vita biologica. Hanno creato un nuovo universo, si sono trasferiti tutti e a quel momento in cui hanno creato un nuovo universo sono diventati creatori dell'universo. Quindi lì hanno veramente preso in pieno il titolo di Dio, di apostrofo io, un oceano di Dio, tutti quanti uniti, tutti quanti come se fossero un unico essere.
e si sono trasferiti nel nuovo universo da loro creato. Hanno vissuto vite meravigliose durante miliardi di anni, però anche in questo universo creato da loro si è posto lo stesso problema che a fine universo, un universo a un certo momento, come ho detto prima, quando finisce la sua energia, e voi sapete c'è una legge fisica conosciuta da tutti, E uguale mc al quadrato, nel senso che l'energia uguale massa per la velocità della luce al quadrato. Se finisce l'energia, sparisce la massa, sparisce la materia, sparisce il tempo, sparisce tutto, tutti muoiono. Quindi sono riusciti a riportare in vita l'universo dalle ceneri dell'universo, ne hanno creato uno nuovo, pieno di energia, che è durato miliardi e miliardi di anni. Poi anche questo si è esaurita l'energia e alla fine l'universo hanno fatto in forma virtuale questa incarnazione per rivivere l'esperienza della vita biologica, per averne una memoria vivida, a colori, vera, non semplicemente un ricordo, perché sono miliardi di anni che non soffrono. Quindi si fa questa esperienza, queste brevi vite. Una persona normale cosa può vivere? 90 anni, 80 anni, così, che ne so. Però è un tempo breve in comparazione ai miliardi e miliardi di anni di piena felicità, di piena gioia, di perfezione. È per questo che ci incarniamo in questa vita biologica. È necessario per darci questa consapevolezza, questa determinazione, ed è importante anche per un altro motivo che però non vorrei spiegare adesso per non mettere troppe informazioni. Ma sappiate che noi siamo immortali, immortali, e viviamo da miliardi e miliardi, non solo di anni, ma da miliardi e miliardi di universi. Ok? La cosa bella è che stiamo insieme alle persone che abbiamo sempre amato, agli esseri che abbiamo sempre amato da sempre. Persone a noi care. Ma non solo, anche gli animali a noi cari, le piante a noi care, tutto ciò che a noi è caro. E questo è un accenno, diciamo, un po' una spiegazione preliminare prima di entrare in tutti i dettagli, che ce ne sarebbero tanti di cui parlare. Però tornando al discorso, per esprimere il nostro dissenso agli Elohim, che hanno fatto finta di essere Dio, questi che abitavano al pianeta a fianco al nostro, nel nostro sistema solare, hanno fatto finta, e approfittandoci della nostra ingenuità, hanno fatto finta di essere loro i nostri creatori. Ma quando mai? Di essere loro i creatori dell'universo. Ma quando mai? Erano dei colonizzatori senza scrupoli, così come gli spagnoli lo sono stati in Centro America. Noi possiamo esprimere il nostro dissenso ha un valore, anche se siamo in poche migliaia a farlo, ha un grande valore, perché è l'inizio di una presa di coscienza. Il loro, per leggi loro, non per leggi nostre, sono obbligati a tenerli in considerazione. Quindi quando qualcuno mi dice: ah, ma tanto siamo in pochi, che cosa cambia? Cambia tutto, tuttissimo. Cambia molto più di quello che possiate immaginare. Quindi se volete simbolizzare qualcosa relativo alle vostre credenze sull'esistenza, non appendete un Cristo in croce, o prendete una statua del Cristo vivo, oppure appendete la croce che simbolizza l'esistenza con i quattro cuori, dove l'amore deve regnare nei quattro stati di coscienza. Questo disegno che ho fatto io
rappresenta appunto l'esistenza, con i due piani di esistenza inferiore e i due piani di esistenza superiore, dove c'è il cuore da tutte le parti, perché senza il cuore, senza l'amore, questa esistenza veramente no, non avrebbe un senso. È l'amore che deve prevalere, la bontà, la generosità, la felicità per tutti. Quindi anche questo, io praticamente come simboletto io uso il quadrifoglio. Qualcuno potrebbe dire perché porta fortuna. No, perché sono quattro cuori. Se voi guardate il quadrifoglio sono quattro cuori, no? Infatti questo simbolino che ho fatto io simbolizza un quadrifoglio sorretto da una croce che simbolizza i quattro stati di coscienza. E ancora in forma, diciamo, abbastanza cristiana da essere riconoscibile come un cristianesimo, ma io questo lo faccio come omaggio a Gesù Cristo, ma non mettendolo lì come vittima, come morto, come trofeo per gli Elohim. La croce non nel senso del Gesù sconfitto, ma nel senso del Gesù che aveva come ideale l'amore nei quattro stati della coscienza. Quindi io come simbolo preferisco senz'altro il quadrifoglio. Quadrifoglio o proprio al limite una croce, ma senza il Cristo morto, per favore, ma con i quattro cuoricini, uno per ogni stato di consapevolezza di coscienza. Ecco, quindi mostriamo il dissenso non esponendo più il Gesù morto, perché quello è un trofeo Elohim. E quindi per il momento io chiuderei qua questo video, poi ne parliamo domani nella live. Già ho abbastanza domande per la live di domani, se volete aggiungere qualcos'altro, fate pure. E quindi se ho qualche altra cosa da dirvi farò un altro video, però penso che il prossimo video sarà quello della live alle 9. Tutte le domeniche alle 9 faccio una live che poi durerà in base a quante domande mi fate, logicamente, se me ne fate poche dura poco, se me ne fate tante dura tanto, perché io risponderò principalmente, darò precedenza come sempre alle domande in audio, perché sono molto più piene di particolari, di dettagli, di quanto possa essere una domanda scritta. La domanda scritta è sempre una cosa fredda, invece la partecipazione delle persone è una cosa bella, umana. Stiamo facendo una riumanizzazione delle cose. Infatti, io con voi sono molto informale, rispettoso, sì, vi do del lei, ma non è una forma di mantenere le distanze, è una forma di mantenere un rispetto, una delicatezza, una gentilezza. E quindi riportiamo i bei valori della gentilezza, della dolcezza, della delicatezza, del rispetto, dell'educazione, dell'amore, no? Quindi per il momento vi saluto e vi ringrazio e perché non dirlo, vi voglio bene. Sì, si può dire, imparate a dire vi voglio bene. Praticate questa cosa, cercate di dirvi anche tra di voi ti voglio bene. Ok?